Don Luigi Ciotti, 50 anni fa Paolo VI incaricava Don Giovanni Nervo di dare vita alla Caritas italiana. Qual è il tuo ricordo di Giovanni? Beh, un uomo molto essenziale, molto riservato, molto umile, generoso. Direi proprio innamorato di Dio, anche per l'esperienza diretta di grande povertà che ha vissuto con la sua famiglia. Attento agli ultimi, ai poveri, alle persone più deboli e più fragili. Capace di saldare terra e cielo. Quando Paolo VI dice basta con la Pontificia Opera Assistenza, dobbiamo trasformare e ricevere questa beneficenza che è importante dopo la guerra in un dare, nasce la Caritas, questa grande intuizione. E affida a Monsignor Nervo, ricco di questa sua grande umanità, ma anche di esperienza, lui era stato cappellano del lavoro, era stato direttore dell'ONARMO proprio per accompagnare il mondo dei lavoratori nelle varie dimensioni. Era stato professore di religione, era stato vicerettore del seminario, era stato anche parroco, quindi veramente un'esperienza molto ricca e molto profonda. Aveva già fondato un centro di ricerca e di documentazione, quella che sarà la Fondazione Emanuela Giancà. Un uomo quindi ricco, aveva fatto il partigiano, aveva lottato, quindi un uomo ricco di esperienze. Beh, gli si affida un compito certamente immenso di vivere il Concilio Vaticano II e lui ha trovato un po' di resistenze, ce l'ha sempre raccontato, in quanto diceva no, no, della carta se ne occupi la San Vincenzo, se ne occupino alcune di queste realtà, noi sacerdoti, noi come Chiesa, il nostro impegno deve essere per la liturgia, per la catechesi. Dimenticandoci che proprio il Signore ci ha indicato con estrema forza che la carità, quindi l'attenzione agli altri, che comincia dall'accoglienza, che è la vita che accoglie la vita, l'andare incontro agli altri è fondamentale e importante. Nervo si è portato sulle sue spalle tutto questo, ha aperto delle strade ed è riuscito a costruire questa grande rete nelle diocesi italiane, che ha sempre bisogno di essere ristimolata, rinforzata, aiutata nel fare. Ha aperto poi con coraggio tutta l'attenzione, convincendo la Conferenza Episcopale Italiana ad accogliere, in base a quella legge del 72, i giovani nell'obiezione di coscienza, il servizio per il bene comune. Più di 100.000 sono passati nell'arco di questi anni nelle Caritas, con generosità, con impegno, hanno inondato una freschezza, ma anche di un servizio e tanta generosità. Ha creato soprattutto gemellaggi con tante realtà nei momenti di sofferenza, di fatica, di tragedie, di cataclismi, tra le varie Caritas in Italia e nel mondo. È stato capace quindi di costruire, e poi soprattutto è stato anche un grande protagonista di quella di cui allora non si parlava all'inizio, ma poi diventerà un momento molto forte. Per lui sottolineando soprattutto la gratuità che è il mondo del volontariato.